Sì, siamo qui su FIFA 18 con il nostro Bari. Allora, devo fare una piccola premessa. Siccome ieri dovevo uscire dalla live del Bari, non è potuto uscire perché sto avendo dei grossi problemi con diciamo, le live, perché mi sta laggando tantissimo, mi sta laggando tantissimo. Non so perché, perché fino a ieri l'altro andava tutto bene, addirittura streamavo sia su Twitch su YouTube contemporaneamente. Adesso nemmeno su YouTube riesco a fare live su FIFA 18. Non so come mai non ho cambiato niente, le impostazioni sono sempre quelle, non si sa, sono i misteri della vita. Ma a questo punto facciamo un piccolo gameplay, cercherò di tagliare il meno possibile in modo tale che assomigli il più possibile a una live, anche perché comunque le cose interessanti ce n'è. Allora, andiamo con la nostra carriera allenatori. Ricordiamo, per chi è la prima volta che vede questo video, io ho scelto il Bari perché il nostro allenatore è il mitico Ronzo Canà, quindi non potevo scegliere il Bari. Abbiamo giocato 11 partite, siamo terzi, e abbiamo fatto 5 vittorie e 5 pareggi e una sconfitta solamente. Quindi diciamo che diciamo che da qui in avanti dobbiamo cominciare a vincere se vogliamo risultati, perché siamo terzi, sì, però come vedete 21 punti, 21 punti, 20 punti, 20 Frosinone, 18 il Perugia, che Perugia è quello che diciamo ci scontreremo adesso, quindi bisogna vincere per forza questa partita per riuscire a prendere un po' di punti di stacco dagli altri, perché qui se perdiamo possiamo sprofondare benissimo fino anche alla nona posizione. Quindi siamo terzi, ma non si può stare tranquilli. Allora, un'altra cosa, intanto vi faccio vedere la rosa. Abbiamo Kozak, Brienza, Tello, Bastien è un giocatore che ho preso da poco. Bastien, io lo chiamo Bastien, in realtà è Bastien. È un COC, è un 71, ha tipo 20 anni se non mi sbaglio. Poi abbiamo un altro che abbiamo preso, è Mosquera, che è un ID, anche lui molto giovane, peccato che sia infortunato, quindi per il momento è inutilizzabile. Poi per il momento altre cose non ne abbiamo. Allora, una cosa che volevo far vedere del Bari. Allora, Lubemercato. Allora, io c'era un giocatore che mi interessava, perché noi abbiamo bisogno di qualche difensore, ma soprattutto attaccante, perché gli attaccanti sono tutti vecchi, sui 34-38 anni, e è abbastanza un casino, bisogno di un attaccante. Io ho puntato a Rodriguez, ma è un 72, 4 milioni e 9 di valore, veramente troppo, perché noi abbiamo circa 5-6 milioni e non possiamo spendere tutto per un giocatore. Boye, un altro che mi interessava, per anche lui 5 milioni. Io ho provato a offrire 2 milioni e mezzo, se ne sono andati, e qui non ricordo quanto ho offerto. 7 milioni no, perché non ce li ho nemmeno, quindi non ricordo quanto ho offerto, ma sicuramente non è bastato. Ho provato anche a prendermi un DC, però 7-4 milioni e 4 l'ho offerto. Ma allora io, dato che sono offerte strane, perché io non vorrei spendere tutto per un giocatore, io direi che Cutrone del Milan, età 19 anni, è un 69 attaccante, che non è tantissimo, però 69-19 anni può salire molto bene. Tanto a me già quando arriva a 72 siamo già, diciamo, abbastanza intorno alla media o anche superiore alla media, perché comunque come media il Bari è tipo 70, 71, 72 massimo. Quindi io direi che lui possiamo contattarlo per acquistarlo, perché qui c'è tutta la manfrina che si può anche saltare. Allora, offerte per il cartellino, non voglio stare qui 3 ore a offrire cose che non vuole. Allora, 2 milioni e mezzo, io non ti offrirò mai 2 milioni e mezzo. Proviamo 1.400.000. Non si accetta. Si accetta e preso bene. Sperando che non si alzi e se ne vadi. Non se ne vadi. Oh, 1.400.000.
69. Non c'è che 50. Questa secca, ragazzi. Che faccia brutta. Eh sì. Quanto bello, rimazzecca ancora più di te. Un po'. Quanto vale 5,50? Ti do 4,50. Tieni. Andiamo un po'. Voleva appelli alle mosche. Allora. Vedi? 100.000 risparmiati. Fa. E abbiamo preso Cutrone. Allora, facciamo l'accordo con Cutrone, perché poi dopo passa tempo, dopo c'erano casini, facciamolo subito. Dai, via, andiamo, su, muoviti. Quella faccia da pirla. Cosa vuole? Contratto importante, sì. Va bene. 4 anni. Sì. Va bene, 4 anni. Accetta. Sì, tanto deve crescere. Poi lo vendo. Ah, 3 anni e mezzo lo vendo. Una volta che è arrivata a 80, che mi vale un 10 milioni. No, non mi interessa la recessoria. 36,5. Bonus di ingaggio 500.000. Gol 10,570. Bimbo, picchi forti però per essere uno che ha 69. Quanto offerta? No, ora 36,5. Facciamo 35,5, che è 1000. Me lo permetterà, mi acconsentirà, no? A 4. 4,50, dai, su. Mi ci vorrà prendere il gelato con 50.000. 5,70, mamma mia. Modifica bonus 5,70, se veramente 500, 5,20. Dai. Ma perché pensi che sono la Caritas? Ragazzi, no, va preso così. Mi sembra tanto, 36,500 di stipendio, 500 di ingaggio, sembra un'enormità, va bene, dai. Cioè, abbiamo risparmiato sulla compravendita e l'ingaggio ce l'ha ammazzato. Vabbè, comunque, ora verrà gennaio. Che adesso ancora non può. Allora, poi ci sono tanti altri che mi interessano qua. Simic mi interesserebbe come DC. Poi ho qualcuno consigliato da Alessandro, che è un altro youtuber che gioca spesso insieme a noi, che però andiamo un attimino a vedere. Allora, vabbè, qui lasciamo perdere tutti questi altri, che tanto quelli che mi interessano costano troppo. Cutrone, diciamo, era l'unico che, avendolo portato via con 1,5 milioni, è preso bene, anche perché abbiamo fatto anche delle spese forse un po' sbagliate all'inizio, perché se noi andiamo a vedere la cronologia trasferimenti. Allora, abbiamo preso Cutrone a 1,450, 1,5, va bene. Poi abbiamo preso Mosquera ED da un 71, ok, a 22 anni, però 3 milioni. Sì. Più Iacolano, Iacolano vale niente, non voleva niente, però 3 milioni, veramente tanto. Bastien, come chiamo io, 2,350 milioni, è un 21enne COC. Cioè, tutta gente promettente, ma 3 milioni Mosquera è veramente troppo, secondo me.
E poi niente, adesso prestito Galano l'abbiamo venduto a 2 milioni e 50, che l'abbiamo venduto penso abbastanza bene. E Sabelli l'abbiamo dato in prestito per, no, venduto 800, e spero a questo punto a gennaio di vendere. Andiamo a giocare, ragazzi. Vai, Bianco che ci porta bene. Perugia, Anderson, Tonucci. Gestione squadra, non è che posso. Bastien, dato che ti sei ripreso, no? Vai, posto di Bussellato. Tello, Bascia, Brienza, Cosac e Moschera che è sempre spezzato in due. Andiamo così. Vai. Questo lo saltiamo. Stefano, parlaci della formazione padrona di casa. Avrebbero dovuto puntare a una stagione da protagonista, invece si ritrovano a lottare per la promozione, lontani dalla vetta. Per Ma loro chi? fortuna mancano ancora parecchie giornate al Ma termine, cosa c'è stai tutto il tempo per dicendo? rinviare. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione Coccolo, dei padroni di casa. Coccolino. Te calmo, Coccolino. Allora, andiamo un po'. Calma ragazzi, sangue Paragna freddo. Vetri. Dai che cioccolo per un pelo. Bravo così, no, e no. No, bravo. Proprio una mazza. Ragazzi. La mette in mezzo. Occasione fallita per mettere la Che è freccia. successo Avrebbero l'altro? potuto mettere la partita in discesa con un gol nei primi minuti. Si sarebbero potuti aprire spazi importanti ed Non so invitanti per loro come ad non ha aspettare la fatto a rete in fare contropiede. gol. Non l'ho capito nemmeno io. Brienza. Dai, 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 Ci dai, ma sono Vetri a muoviti, disposizione. Bascia, prendi sto pallone. Su. Tutto sofferto, devi fare tutto sofferto. E c'è subito questo Ma intervento non palloso. era. Ragazzi, giocate con calma, ma fino a un certo punto, nel senso, non vi fate fregare. Bascia, occhio, cerca l'area di rigore. Però vi fate Palla vedere, vagante. mortacci vostri. Vi Ferma l'azione, recupera fate il pallone, vedere. Se mettendosi nessuno sulla si fa traiettoria giusta. Hanno vedere, io sono chiuso tra due giocatori. Non spazio ci per si andare in farà mai. contropiede. Bravo, bravo, lasciateli tutti i palloni. Ah! Attenzione, pericolo. Ma come si Sicuro fanno a qui l'intervento del fregare, portiere. ragazzi? Come si fanno a fregare? Meno male siamo un 5 in Brienza. difesa, eh. Occhio al suo movimento. Dai, più rapidi, Puntuale e qui il rientrano difensore nel tutti. recupero. Recupera Bravo, palla. bravo che gliel'hai Prova a passata, calciare. complimenti. Pallone che vola sulla Chi è sto traversa. Forse anche rincoglionito? fuori dallo stadio. Terzo anello. Meno male che sono degli scarponi, eh. Ragazzi, la dobbiamo vincere questo. Dobbiamo Punta fare. l'area. Oddio, questo no, quello deve mettere. Può colpire da lì. Non ci credo, non l'ha Fantastico messa. riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione. Non ci Riflessi credo, un gol fuori dal comune. fatto. Ma perché stai a fastidio? Io non ho più le Occhio al forze, ragazzi, corner. non ho più le Nulla di fatto forze. qui. Non ho più le forze per vedere ste cacate. Tira una botta, Nulla di fatto. Si cos'è? ricomincia con una rimessa Ma dal fondo. cos'è? Gara che si disputa sotto la pioggia e questo può in qualche modo condizionare le scelte dei due Cosa allenatori. devo Terreno fare? bagnato potrebbe creare dei problemi alle due squadre che dovranno trovare in fretta le giuste contromisure. Si avvicina all'area. Crossa verso il centro. Difesa su. Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. Mi hanno chiamato un fallo, che strano, mamma mia, mi sono emozionato. Gionber. Bascia. Buono il Dai, dive by. Tello. Peccato che non possa allenare Tello, Guadagna ragazzi. metri verso l'area.
Va su come un missile Telo se lo alleno. Tira! Per passare alle foglie va. Gioia. Ma quella che fa nella rete? Si è impegnato. Cosa? No, che è stato? Gran bel gol questo Stefano. Sì, frutto di un tiro molto male, angolato, che intuizione preciso, si del è presentato l'occasione e non ha sbagliato. Sì, la regia si ci ripropone il gol da un'altra sparavo. Cosa? Che cosa è quest'altra? Mi raccomando ragazzi, non mi fate fregare adesso, dai che ce la facciamo, dai! Dai che ce la facciamo! Animo, animo! Brighi! Interrompe grande bene Tello! Ho detto io che Tello! C'è spazio! Dai, dai cosa! Grande chiusura difensiva! Brighi! Ma non ho proprio chiuso! Bastien! Senza problemi! Grande Bastien! Si è fatto bene! Bascia! Dopo 20 anni che l'alleno. Prova! E la madosta! Palla che finisce larga! Si è trovato la palla sul suo piede non naturale, Pier. Sul piede non naturale, che è di legno? Oh, l'ho fermato. Siamo avanti a giocare. Dai. Per altri 3 minuti. Occhio, cerca l'area di rigore. Dai che abbiamo preso il giro, Bascia. Ragazzi. Fammene un altro che si mette in cassetta il risultato. Si mette in cassaforte, non in cassetta. Tiraci. Ecco il tiro. Niente da fare. Grande intervento del portiere che gli nega che il secondo gol. Niente da dire. Bravissimo il portiere. Dai, secondo tempo ancora meglio. Allora, qualcuno ferito, qualcuno morto, qualche sostituzione? No, per ora no. Dai ragazzi, pioggia dai. Pesante mentre sta per cominciare il secondo tempo. Ci sono metri a disposizione. Respinge di pugno. Mamma mia, che rischio. Dai che c'è, dai che c'è. Brienza. Vieni in mezzo. Prova ad andare. No, madonna, che liscio. Che liscio, Brienza. Difficile fare meglio. Che liscio, madonna. Hanno avuto la palla per incrementare il loro vantaggio. Ha sentito male anche Ronzo. Il tecnico dimostra di non gradire. Dai, dai, un altro golletto ce la famo. Ce la famo. Al suo movimento Rafael Martigno. No, che cacchio. Gran palla in mezzo. Dai, non ti puoi far fregare così. Bravo Marrone. Che il Marrone mi ricorda sempre qualcosa di speciale. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Pienza, Pienza, giocatela, giocatela, stalla. Giocatela là. Brienza. Bello, bello. Prova a far partire. No, il tiro. Cazzarola. Me l'ha stoppata, non l'hai detto, ci stava la cannonata. Dai che è tua, Tello. Tello! Ma che cazzo fai, Tello? Punta l'area. Punta la porta. No, 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 no. Offside che ci sta tutto. Sì, vediamolo sempre dopo. Vai Cassani. Posto ecco di Martino. Per provare a rimettere almeno in parità la gara. Vai Cassani. Non far coglione, eh. Tonucci. Cassani. Dai, che bello fresco. Dovresti andare come una scheggia impazzita. E però che cavolo, saltane uno. Brienza. Dai, entrate. Si avvicina. Bello sto triangolino. La mette in mezzo. No! Il pallone,
è sulla colpa di Coccolo. Ha pulito l'area concedendo il calcio. Anderson. Che ci fa Anderson in campo? C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Il colpo di Coccolino. Verso il centro dell'area. Attento qui il difensore che allontana. No! Che palla che è riuscita a intercettare. Che cazzo è sbagliato. Mancano 20 minuti alla fine. Grande Tello, ti ho detto che Tello va preso. Va preso Tello. Va portato in mezzo a noi. Guadagna metri verso l'area. Ha fatto un contratto. Guardalo! Ma che Brien! Brien! Rimane fermo e recupera il pallone. Brien, ma perché mi fai... Mi senti male più. Falco. Vai Tello, scheggiati. Diventa. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Stadio è una cazzo! Si sta dimostrando il tuo. Era ottima l'idea. Falco. Ragazzi, non vi fate mettere in conto che è al 90esimo, porca puttana. C'è spazio per andare. Alla forte rasoterra. Mancano pochi minuti alla fine, partita che può ancora regalarci. Sta cacando addosso. Parte il tiro. Mamma mia. Rivediamo la conclusione della buono. Qualunque cosa bussellato, bascia fuori, bussellato. Nessun problema qui per il portiere. Palla che è terminata abbondantemente sul fondo. Poteva fare meglio, dai. 86esimo. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Teniamola. Busellato. 89esimo. Si giocherà ancora per due minuti. Si abbassa per prendere palla. Brienza. Teniamola ragazzi però. Ci sono metri a disposizione. No. Non c'è più tempo, finisce qui la partita. Abbiamo tenuto all'ultimo. Squadre che hanno ribattuto colpo su colpo oggi in campo, come dimostra anche il punteggio finale. Complimenti a loro. Si è sbiancata come capelli di Rossi. C'era da soffrire e ora possono giustamente esultare. Un successo fortemente voluto. Sempre sul filo del rasoio, sempre lì a perdere. Basta un colpo di sfortuna che siamo fregati. Ma è una partita semplice che va da grande. Ormai chi viene in questo stadio come obiettivo non ha solo. Sempre, però lo voglio rivedere, dai, ne abbiamo fatto uno, ma lo voglio rivedere. Occasione boom. Per passare in semplice ma carino, dai. 1-0, avevamo proprio bisogno di questa vincita. Non so quanti di voi ci avrebbero scommesso. Io non lo so. L'ufficio, cosa vuole l'ufficio? Sì, a colloquio giocatore. Ehi, hey, mister, nell'inglese vuoi avermi dato un ascolto? Avermi mandato in campo? Ora che sono in forma? Sì, Brie, ne hai fatto una secchia, ne hai fatto. Tesci tua. Allora. Allora, facciamo un bel allenamento. Sì, vedete anche gli allenamenti. Allora, vedete che gli attaccanti hanno 4 però 65 a 28 anni, 72 a 28 anni, 72 a 34 anni, 69 a 34. Cioè, con che coraggio li alleno? Moschera, infortunato, non si può allenare. Il nostro è il Kiwi, esterno sinistro, che ho visto le statistiche, dovrebbe crescere fino credo al 90 addirittura. Tello, mannaggia quanto ti vuole fare. Però 85% già ero adesso. Noi non lo possiamo far crescere. Perché io poi lo vorrei squadra. Definitivamente, se lo facciamo crescere. Anche se poi gli anni passano anche per lui. Quindi dopo avrebbe 22 anni. Perché tanto alla fine stagione, se andrà al prossimo anno con lui.
se lo prendiamo in squadra. Greco, no, chi era? Che era abbastanza giovane. Vediamo un po', 21, 24, Bussellato 22, Petriccione 22, come età non sarebbe malissimo, però 63 anche no. 25, 29 anni, 22, 65, Anderson, ragazzi, siamo messi male, mettiamo Mikhail che è il salvatore della squadra. E poi mettiamo quest'altro portiere che sarà il sostituto di Mikhail. 0%. E poi ne dobbiamo mettere un altro. Mettiamo, qui c'è nessuno. Ah, c'è questo della primavera, COC. E l'uolo bubu. E l'uolo bubu. Facciamo così. Quindi abbiamo anche un COC in primavera. E CC, DC e A. Lo bubo ha preso A. Allora, Mikhail sta crescendo anche parecchio. E sta andando, sta volando verso il 76. Giusto? Mi hanno offerto, credo, anche sui 7 milioni. Non l'ho venduto, ed è tanto perché noi avevamo 6 milioni, adesso ne abbiamo meno. E quindi più del budget di tutta la squadra messa insieme, però è anche il primo nelle reti inviolate, la prima squadra in tutto il torneo di Serie B delle reti inviolate, grazie a lui e anche grazie ai 5 difensori. Allora noi andiamo avanti. Allora, lo staff medico considera Arnold Schwarzenegger ormai guarito dall'infortunio, quindi contatta nella in prima squadra. Te potrebbe portare qualche ricaduta se lo mettiamo troppo presto. Ok, ci sono i seguenti giocatori da seguire. Ah, hanno ulteriori informazioni. Allora, questo non mi piace, questo non mi piace, questo potenziale 69-85, potenziale 71-83, però noi il portiere l'abbiamo già preso. No, Madarib è il nostro. Allora, il nostro Madarib. Ecco, quindi Madarib, il portiere, 71-93 di potenziale. Quindi ottimo. Il Kiwi è quello che abbiamo noi, 69-85. E lui lo possiamo anche cedere. Ok, va bene. Notte di allenamenti, Bascia, sei infortunato. 12 giorni. Ma come Bascia? Così. Chi è? Arnoldo, ancora è presto. Allora siamo, ci abbiamo anche il Salerno a sto giro. Vediamo un po', noi adesso siamo primi? Sti cacchi, siamo primi! Che figata, 23, 22, 22, 21, 21. E siamo con il Salerno che è ottava. Ragazzi, questa va vinta, perché se la perdiamo scendiamo un botto. Siamo primi, la prima volta che sono primo, ragazzi. Eh no, aspetta, c'è un problema. Sì, buonanotte. Mercoledì. Allora, Bascia si è infortunato da solo. Un CC. Io ti metto. Io metto Bestie in COC. Va bene? No. Sì, però deve andare giù. Oh, dove è andato Bestie? Bestie. Ah, ma Bestie in COC. Bussellato, quindi al posto di Bussellato. Io un 66, con che coraggio lo metto in campo. Moschera non posso perché ancora è mezzo più di là che di qua. Facciamo così piuttosto, anche se Bussellato è 67.
E allora facciamo così, guarda. Facciamo così, Bussellato al posto di Greco, mettiamo Greco in campo. E poi... basta. Andiamo così. Ragazzi, questa la vedo dura, incrociamo le dita. Ma non l'ho già risolto il problema? Ah, perché lo devo levare di qua. Chi mettiamo? Mettiamo Mosquera come sostituto, dai. Sperando di non romperlo una seconda volta. Vamos. Noi in bianco. Dal cinese che c'è un fisico sotto la maglietta. Vedete, poi c'è la panza. No, no, andiamo, andiamo. Dai ragazzi, credo in voi. Pierluigi Pardo e Stefano Nava, anche oggi in vostra compagnia per raccontarvi le emozioni di questo match. Stefano, occhio malocchio, prezzemolo fino a qui. E come battizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Ingoroneta. Dai ragazzi, con l'occhio. Aspettate che non è la posizione da tutti. Protegge la Madonna dello Sterpeso. Dai. Vogliono confermare il successo per 1-0 nel match precedente. E credo che abbiano tutte le carte in regola per riuscirci. Bravo, bravo cosa, però si è capito subito lo spirito di squadra. Così. Si schierano con passaggi verso il niente. Hanno imbottito il centrocampo. Prevedo grandi difficoltà a giocare palla a terra nel mezzo. Potrebbe essere proprio lì la chiave del match. Gran no. Palla questa! Greco, porca troia però! Ha sui piedi il pallone del vantaggio! Ragazzi, famo qualcosa! Occhio qui! Ci stanno prendendo per occhio il culo! Tiro il attenzione, tutto solo! Una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Ragazzi, sarebbe stato importante dai, trovare gol dai, dopo attivi, pochi attivi, minuti rapidi. Avrebbe potuto gestire non meglio la partita. Non avevano nemmeno il pallone, su. Troppo presto per fare calcoli. Ma che fai, Tello? Lì, ce l'hai lì, ce l'hai su, dai. Su. Greco, Maragna metri. Passaggio intercettato. Grande, vai, 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 vai. Martigno! Non ci credo! Ha riuscito non ci credo. A calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Cazzo. Che ci stava, liscio liscio al palo. Rizzo. Rosina. Si avvicina all'area. Dai, su. Oh, ce l'abbiamo fatto, dai Tello, Tello, muoviti. Su. Vai, grande così. Il campionato è ancora lungo, ma già adesso si preannuncia una battaglia interessante per il titolo che al momento vede. Greco! Mercole, me l'ha intercettato. Me la sentivo sta cannonata. Corner battuto in mezzo. L'uscita del portiere di pugno. Radunovic lì, come cavolo ti chiami? Attenzione, e c'è la conclusione. Oddio! Era un passo dal vantaggio. Oddio! Palla che è uscita davvero di un soffio. Ma non ci credo. Deve aggiustare la mira, occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Ma che è il pallone del Super Tele? Vediamo qui la reazione del tecnico dopo l'occasione mancata. Poteva essere il gol del vantaggio. Che lisciata. Non ci voglio. No, no, non, voglio, non la voglio né pareggiare né perdere questa. Ci sto tanto bene, primo classifica. Della Lassù. Rocca. Rosina. Dai ragazzi, dai. A metri per correre. Dai, può dai. Andare. Dai, non lo perdere però. Difensore poco attento. Alla messa dentro. Vai Basti, Basti, Basti. Perse lento con Alomata. Hai 20 anni, dovresti volare. Che si sono tutti dei vecchi bavosi. Palla vagante. Dai, ma ci sei fatta le va. Rosina.
chiudetelo, su! Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Dai, basti, e corri! Io li prendo giovani perché voglio che corrano. Occhio, cerca l'area e fanno di rigore. Peggio di quelli di 60 anni. Rosina. Beh, ragazzi. Cattivi. Cattivi e coccolosi. Della Rocca. Rosina. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Dai. No, dai però, che cazzo. Alex. Un tiro da tutto sto casino per tirare sta schifezza, ma vaffanculo. Tonucci. Ragazzi, però sono chiuso. Perso il pallone. E dai, un secondo. Dai, ma correte un pochino però, su. Qualche problema, no. Si vede, speriamo non si tratti di nulla di grave. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Ragazzi, siamo in difficoltà. E l'arbitro manda tutti. Non ci siamo in difficoltà, ragazzi. Quando troppo quello che vi porto, dovete più chiudere in difesa e attaccare. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Rosina. Punta l'area. E chiudilo un po', su. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Nella fama la fa un passaggio sano. Ma questo cosa? Ma dove la passi? Ma dove la passi? Non c'è nessuno, la passi dove non c'è nessuno. Ma perché? Occhio al suo movimento. Dai, ma tu morissi una volta tanto nella vita. Rosina. Arbitro che concede il vantaggio. Dai, sì? dai. Dietro, anche dietro. Greco. Con calma. Guadagna metri verso l'area. Dai, Greco, che lei sta tiro. Ma che? Ha provato a sorprendere il portiere dalla distanza, ne è uscita fuori la conclusione però inguardabile. Ma doveva passarla. Da lì è quasi impossibile segnare. Ma stai zitto, stai. L'infortunio che te ci metti. L'allenatore al cambio. Mamma mia, che Rosina. Tiraccio. Rizzo. Ci sono metri a disposizione. Palla sul primo palo. No. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ragazzi, questa partita è soffertissima. Ah, di qui arriva il gol, lo sento. Occhio al tiro della bandierina. La difesa la meglio e allontana il pallone. Però se nessuno ci va, come al solito, vero? Dovrebbe andare al cross. Il tocco dentro. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque. Ma la sparavi dietro forse. Senza buttarla fuori. Cross verso il centro dell'area. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere. Adesso saranno volatili per diabetici. Non sforzatevi di capire. E contropiede. Sfruttare eventuali spazi. Lo sapevo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Brienz. Dai, ma corri però. Corri. Porca troia. Guadagna metri. Brienza. Attenzione, occasione. Sì, te lo metto lì dove fa male. Non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. Dobbiamo pareggiare. E c'è bisogno di tutto questo entusiasmo, tutto questo calma. Ragazzi, ci dobbiamo far conoscere. Segnare non è mai facile, ma in questo caso la difesa ovviamente gli ha dato una grande mano. L'hanno lasciato calciare da due passi. Sempre sofferto. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1.
Rizzo. Rosina. Perfetto, oggi le passaggi. Dai, non lo perdere, non lo perdere. Su. Greco. Facciamo una cosa fatta bene. C'è spazio per andare. Dai, vaffanculo. Ma chi è questo? Ma chi è? La Rocca. Dov'è il pallone? Andiamo. Greco. Greco, bello. Brienza. Oddio. Opportunità. No, fallo, fallo. E fallo, cazzo. L'è zoppato. Non ci credo, non ci credo. Rossa verso il centro. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha permesso all'attaccante di concludere comodamente a rete. L'allenatore opta per un cambio. Ma cos'è? Ma ragazzi, ma non prendete manco il passaggio del portiere, ma che cazzo fate? Buono l'anticipo del difensore. Su. Occhio al cross. Ma devi morire, stro... Ah, questo lo chiami però, Questo lo chiami, E perché il mio ne chiamano? Ragazzi, un passaggio dritto. Porca maiala, lo fate. Cerca il traversone. Dai Ander, su. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Punizione quando mancano ormai pochi minuti. Ora della punitora la dai la punizione. E da prima. Gionberg. Tutto no, che tirone, ma bravo. Ma sei proprio bravo. Finita, ragazzi, finita. Questo dramma. È stato un dramma, ragazzi. Parità al termine di una sfida che ha visto, invece, dal punto di vista del possesso palla, una netta supremazia. Sì, Pier, ma è stata una supremazia che non si è concretizzata in occasioni da rete. Pareggio, tutto sommato giusto. Sofferta, sudata, ora brutta sopra, partita. Ora la sopra la media, può fare ancora di più. Ovviamente, ma insomma già fatto il gol della disperazione proprio. Via via, avanti. Successo niente. Allora, vediamo come siamo ora in classifica. Sicuramente non saremo primi perché sto buono. Ah, senti che primi? Ah no, cioè la Spezia deve ancora giocare. Male. La Spezia è a 22, quindi se la Spezia vince va a 25. E si fa secondi. E poi abbiamo il Frosinone, che anche il Frosinone è forte, e il Palermo pure è forte, e sono tutti a 22, quindi noi se potremmo anche andare quarti qui a sto punto. Male, data molto male, non mi è piaciuto niente. Vorremmo sapere disposto alla nazionale India. Ma si abbia per il culo. Allora, io voglio fare un'altra cosa. Allora, voglio vedere un po' i contratti, perché voglio essere sicuro che siano tutti vendibili. Allora ragazzi, mamma mia che partita sudata brutta, ragazzi. Allora, facciamo il nostro solito allenamento, qui non c'è nessuno, ci vuole un attaccante bello giovane.
Dai che lui si rifà male, aspettiamo un altro giro, vai. Allora il kiwi. Poi. Mettiamo lui. Mikai che si sta allenando al 50%, sta crescendo del 50%, che non è affatto male. Ne abbiamo altri. Diamo una bottarella anche a Goiber. Va bene, mica sta volando verso il 26, il 76, ma Dari sta andando verso il 54, che è perfetto. Allora vediamo la prossima con chi siamo. Chiavari. Vediamo un po'. In vetro reso conto valente in viola. Vediamo un po'. 26enne, 70. 6enne già tantino secondo me. No, 25, 72, 34, va bene ragazzi, io comunque direi di concludere qui. Abbiamo fatto un po' di partitelle, abbiamo visto un po' la condizione del Bari, che non è malaccio, ma comunque, perché comunque siamo primi in classifica ancora, secondo me per poco, ma comunque stiamo molto molto soffrendo. Ci vuole secondo me un attaccante, l'abbiamo preso, che è del Milan Cutrone, è un 69 però ha 19 anni, quindi è tempo di crescere, e arriverà a gennaio. Poi dovremo cercare un difensore, sicuramente anche un paio, però non ce la facciamo prendere due, e servirebbe un altro attaccante giovane per risolvere un po' la questione. E il centrocampo va bene, abbiamo Bastien che comunque è abbastanza giovane, piano piano cresce, e per il resto niente ragazzi, io spero che spero che vi siate divertiti. Comunque mi dispiace non aver potuto fare live, ma finché non si risolve questo problema di della neanche della connessione, dei lag che ci sono, va bene ragazzi, spero comunque che vi siate divertiti. Mi dispiace non aver fatto live, ma finché ho questi problemi di lag per me è impossibile fare live. E comunque cerco di portarvi, comunque penso che sia una cosa che si risolve facilmente o comunque presto, perché prima andava tutto bene, non vedo perché adesso non devo andare. E comunque ragazzi, spero che siate divertiti, lasciate un like, iscrivetevi al canale, guardate che tutti i link in descrizione, c'è in descrizione Discord e Facebook, anche il link su Twitch, che solitamente quando streamo faccio su tutte le piattaforme. Quindi ci vediamo la prossima volta. Show.